Stefano, che un professionista di un certo livello può parlare o agire in questo modo. Celebrato a Palazzo San Giacomo il ricordo di Vera Lombardi a 20 anni dalla scomparsa. Figura nobile della cultura socialista italiana, la Lombardi fu rigorosa militante antifascista, anche se non prese mai parte direttamente alla lotta armata. Forse storie come questa, anzi senza forse, sono molto illuminanti soprattutto per chi si avvicina alla politica e soprattutto per chi non deve perdere la speranza che nella politica ci sono state donne e uomini che hanno dato veramente la vita per gli ideali senza rinunciare alla propria libertà, mantenendo anche posizioni di minoranza, pur potendo chiaramente rappresentare, a mio avviso, da una storia di questo tipo, la maggioranza di un pensiero. Personalità di rilievo nel dibattito politico del dopoguerra, la Lombardi uscì definitivamente dal Partito Socialista alla fine degli anni 60, in rottura con la linea politica emergente che giudicava reazionaria. Aveva in qualche modo costretto il giovane interlocutore a riconoscere dentro di sé le cose fatte, di come aveva vissuto l'antifascismo, che è stato per Vera una scelta di vita in assoluto. A Vera Lombardi è intitolato l'Istituto Campano per la Storia della Resistenza, di cui fu a lungo presidente.